Bentrovati, come avete potuto vedere abbiamo così organizzato un palinsesto molto natalizio, anche perché tanta gente è già pesantemente afflitta dai problemi del Covid, non che a Natale non si debba parlare del Covid, anzi anche in questo speciale Natale parleremo di Covid, ne parleremo nei termini giusti naturalmente, però abbiamo dato molto spazio, ecco, abbiamo ritenuto di dare molto spazio alla Chiesa, convinti come siamo, almeno io ne sono convinto, ancorché da non credente, ma questo non c'entra niente, che la Chiesa continua ad essere un grande baluardo, un baluardo straordinario. Lo è stato durante tante guerre, lo è stato durante il terremoto di 40 anni fa in Irpinia, parliamo delle cose nostre, e ancora oggi in questa tragedia che è la pandemia da Covid, la Chiesa, a cominciare da Papa Francesco, continua ad essere un grande baluardo in trincea, a cercare di dare conforto ma consigli utili alla gente, a cercare anche di interpretare il Natale nel modo giusto, che non può avere naturalmente quest'anno la interpretazione usuale, quella alla quale eravamo abituati. E in questa puntata parleremo soprattutto di queste cose e ne parliamo con un giovane parroco a 39 anni, è stato già mio ospite per persone perché ha un profilo umano davvero straordinario. Ed è il parroco della Madonna del Carmine di Atripalda, Don Ranieri Picone. Don Ranieri Picone, al quale io darò del tu, perché ci diamo del tu da quando ci conosciamo, quindi ci mancherebbe, sarebbe una forma di ipocrisia nei confronti dei telespettatori, proprio insopportabile, specialmente a Natale. Bene, Ranieri, innanzitutto, che cosa stai preparando? Cosa bolle nella pentola delle tue belle idee, tante idee che hai sempre nelle circostanze ordinarie e immagino anche in questa circostanza non proprio felice, ma cerchiamo di renderlo un tantino gioioso questo Natale, pur dovendo parlare delle cose che ho annunciato, e cioè comunque parleremo di un Natale in tempo di Covid. Ma tu che stai mettendo in pentola? Che cosa hai preparato per i tuoi giovani? Don Ranieri, lo ricorderete, chi ha visto l'altra trasmissione, Don Ranieri è molto, ma molto vicino ai giovani, fa belle iniziative. Dici tutto, dici tutto. Buongiorno Franco, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo. Guarda Franco, non sto preparando nulla di straordinario quest'anno perché questo non è il Natale delle cose straordinarie, ma credo che questo sia il Natale dell'ordinario e dell'essenziale. E l'essenziale per me significa in questi giorni non perdermi come facevamo negli scorsi anni, dietro anche a tante preparazioni, anche in chiesa, ma soprattutto l'essenziale per me quest'anno sarà far arrivare un piccolo messaggio, un sostegno, una parola di incoraggiamento alle persone, soprattutto ai giovani che in questo momento soffrono terribilmente, psicologicamente, questa situazione del Covid che ormai ci accompagna da quasi un anno. Allora, Quindi arriviamoci. quest'anno in pentola non bolle Certo. nulla di straordinario. Bene, arriviamoci per gradi allora ai giovani. Cominciamo a parlare appunto di questo Natale. Vorrei una tua interpretazione di questo particolare Natale in tempo di Covid. Se secondo te è una occasione, poi ci spiegherai per che cosa eventualmente, se è una opportunità, oppure se è una limitazione che disorienta. Ecco, qual è il tuo punto di vista? Allora, io in seguito anche alle ultime decisioni che sono state assunte dal governo e che inevitabilmente, ovviamente, hanno avuto delle ripercussioni anche nelle scelte che riguardano le celebrazioni nelle nostre comunità in tempo di Natale, in un primo momento anch'io mi sono sentito molto disorientato, confuso. Però poi riflettendoci, e riflettendoci insieme anche alla comunità, mi sono chiesto, ma questa limitazione non deve essere una limitazione che ci deve disorientare, oppure deve essere letta come una privazione assurda? Cioè,
Certamente noi siamo legati da tempo storico, immemorabile, alle celebrazioni del Natale, fanno parte delle nostre tradizioni più belle della fede. Però perché non pensare come comunità cristiane a pensare alla celebrazione di quest'anno, della notte di Natale, come un'occasione nuova, una possibilità che ci viene data? Ad esempio, noi ad Atribalda anticipiamo la celebrazione alle 18:30, sai benissimo che ci è stata data una fascia di orario che va almeno fino alle 20 per permettere la celebrazione, ma perché non celebrare insieme la messa e poi continuare la liturgia del Natale a livello domestico? Cioè oggi dobbiamo scoprire una liturgia domestica. Un Natale che da vivere in famiglia, anche attorno a una tavola dove si cena, noi possiamo vivere una liturgia bellissima quest'anno. Mo ci arriviamo e poi ce la Quindi, spieghi. Ci arriviamo per gradi, piano piano. Allora, una cosa che mi interesserebbe sapere la tua opinione al riguardo, no? C'è stato all'inizio, quando si è parlato appunto della possibilità, il governo, diciamocelo, è inciampato un po' in qualche cosa, ma come si fa a celebrare la messa a mezzanotte? Abbiamo il coprifuoco alle 22, non possiamo cambiare, eccetera, eccetera. Cioè, qualcuno ha mormorato, ma qualche altro, proprio dalla Chiesa, ha subito spiegato: attenzione, non ci formalizziamo, ma chi l'ha detto che Gesù deve nascere a mezzanotte? Dove sta scritto? Insomma, o no, o non è così. non è un problema di orario, Franco, è un problema di cuore. Cioè il Natale non è legato a un orario, non è legato alla mezzanotte, perché io poi vorrei sapere quante di quelle persone che molto spesso parlano di orari e di regole, poi fondamentalmente lo vivono il Natale nel loro cuore. Cioè è un problema di cuore, è un problema di riscoperta, di appartenenza, di e sentire questa dimensione vera del Natale, che non è soltanto quella di andare a messa a mezzanotte, ma è come ti dicevo prima, cioè se noi ci andiamo alle 18:30 e tornando a casa portiamo veramente quello che abbiamo contemplato in quella messa, portiamo i frutti di quella messa, allora è Natale. Ma se andiamo anche a mezzanotte a quella messa, che sarà pure bella, e poi il giorno dopo noi di quella messa non avremo portato nulla nella nostra vita, è chiaro che abbiamo fatto una bella messa a mezzanotte, ma poi tutto rimane lì. Tu dicevi prima, ed è una cosa che devo dire mi piace moltissimo, mi piace, ne hai accennato, però approfondiamo un po'. Hai detto proprio perché è un Natale diverso, ma è soprattutto un Natale che si celebra con il cuore. Oltretutto, secondo la religione cattolica, dovrebbe essere Natale ogni giorno, almeno per la interpretazione profonda del Natale, no? Ma a voler recuperare un po' di tradizione familiare, tu l'hai detto prima, no? Perché non lo facciamo diventare quest'anno in modo particolare il Natale delle liturgie familiari? Ecco, come facciamo a recuperare questa tradizione in quest'anno in modo particolare? La Chiesa lo sta già sperimentando sin dall'inizio della pandemia. Teniamo conto che per molti mesi non solo sono state, ecco, chiuse anche le chiese, ma per molti mesi noi non abbiamo celebrato con il popolo. Quindi comunque noi abbiamo già dovuto un po' rimodulare la nostra vita anche spirituale, celebrativa delle comunità. Quindi già da tempo noi celebriamo una liturgia in famiglia, preghiamo di più in famiglia, già da tempo stiamo vivendo momenti di catechesi in famiglia. Quindi il Natale può diventare l'occasione concreta per poter vivere una sorta di liturgia domestica. Cioè sarebbe bello che siano i genitori, che sia il padre di famiglia, ad esempio, a vivere un momento di preghiera, di benedizione attorno alla mensa, lì dove si consuma, ecco, il pranzo di Natale. Cioè, non ci dobbiamo scandalizzare dinanzi a questo, ma dobbiamo cogliere questo tempo veramente come un'occasione per fare quello che già facevano le prime comunità cristiane. Cioè, vivevano la loro fede nel loro ambiente concreto, e l'ambiente concreto della vita quotidiana era la casa, era la famiglia, era la mensa. Non dimentichiamo che il primo pane eucaristico spezzato non è stato su un altare in una chiesa,
ma è stato in una mensa domestica, è stato attorno a una tavola. Ecco, io vorrei che tu ci dessi qualche consiglio, no, per questa liturgia domestica del Natale. Noi sappiamo, a Natale, insomma, si fa la cena, il cenone, come lo chiamano, eccetera. Ora, lasciamo alle madri, ai genitori, ai figli che cucinano, no? Anche il piacere di organizzarsi il menù. Io vorrei darti un consiglio. Il menù della discussione. Ecco, per farlo diventare questo Natale liturgia domestica, no? Di che cosa si potrebbe parlare a tavola? Anche per evitare, perché generalmente il Natale è anche occasione di litigi in famiglia, no? Giusto per evitare anche quelli, no? Per non parlare sempre delle stesse cose frivole, ma ecco, di che cosa si potrebbe parlare per recuperare la liturgia domestica in senso cristiano? Io credo che proprio quest'anno, per questa variazione anche degli orari delle celebrazioni, noi avremo anche maggiore possibilità di stare più tempo a casa, in famiglia, anche attorno alla mensa. Io direi che la prima cosa che dobbiamo fare, il primo esercizio che dobbiamo fare tutti, soprattutto noi più giovani, ma anche noi sacerdoti, spegniamo i telefonini. Mettiamo un attimo i telefonini da parte, i WhatsApp con gli auguri, messaggi anche più spirituali, più belli di questo periodo. Leggiamoli dopo mezzanotte, quando andiamo a letto, ma gustiamoci veramente i rapporti familiari. Mettiamo da parte ogni preoccupazione, ogni pensiero. Stiamo a tavola, stiamo sul divano, stiamo attorno al fuoco, ma parliamo. Parliamo delle cose belle della nostra vita, non solo dei problemi. Chiediamoci come stiamo, di cosa abbiamo bisogno, quali sono i nostri progetti, i nostri sogni, cioè il menù della relazione, della condivisione e dell'accoglienza. Questo deve essere il menù spirituale di questo Natale, caro Fra. Bene, bene, mi pare un invito abbastanza buono, eh? Noi lo rivolgiamo anche a nome di Don Ranieri, un po' a tutti. Sarà un po' difficile distogliere, non soltanto i giovani, attenzione Ranieri, ho visto che purtroppo i telefonini e questa mania dei messaggi in Di continuazione smanettare. ha preso soprattutto gli anziani come me, attenzione, non siamo assolutamente senza peccato, come si dice. Questo è un Natale particolare per le cose che tu hai detto prima e la Chiesa lo sta vivendo in un certo modo, ma è il Natale, oltre che dell'emergenza sanitaria, è il Natale dell'emergenza economica e sociale, no? Parliamone, Ranieri, parliamone un po'. Vorrei sentire un po' il tuo punto di vista, che poi è il punto di vista della Chiesa, ad esempio sulla sofferenza dei poveri, in modo particolare, sulla sofferenza dei poveri. In questi giorni sono tante le persone che credo non solo alle porte delle nostre chiese tribaldesi, ma credo ovunque. E pensiamo soprattutto alle porte della Caritas, della Mensa dei Poveri, la Cittadella della Carità della nostra città di Avellino. Ovunque in questi giorni vengono a bussare a queste porte. E la cosa che sorprende, e la cosa che diciamo anche crea tanta amarezza e spesso torniamo a casa anche con un senso anche di grande vuoto, smarrimento, e sono questi nuovi poveri che vengono a bussare alle nostre porte. Sono i poveri di questa pandemia e sono i poveri non solo che hanno delle difficoltà economiche, ma sono i poveri che hanno difficoltà psicologiche, che hanno delle fragilità veramente incredibili. Questa pandemia sta creando purtroppo il disagio della solitudine, il disagio del disorientamento, e gente che tieni conto che viviamo da quasi un anno in questa situazione, è gente che sta sperimentando proprio delle difficoltà, le difficoltà di chi non sa che cosa ci aspetta, quale sarà il futuro. Pensiamo soprattutto ai nostri figli, che saranno, diciamo, quelli più traumatizzati, le vittime di questo periodo, perché ne usciranno appunto traumatizzati nei loro sogni, nei loro progetti. Ci sono ragazzi e ragazze che non vanno a scuola da tempo, che non si incontrano più nelle nostre parrocchie, nelle associazioni. Allora, i nuovi poveri non sono soltanto quelli della crisi economica, sono i poveri di questa pandemia.
che hanno purtroppo, ahimè, vissuto nel loro cuore delle debolezze, delle fragilità e che oggi chiedono supporto anche psicologico. Sì, hai toccato due tasti che sono molto importanti, no? Dico una cosa addirittura scontata. È il tasto della scuola, quindi della rinuncia forzata alla scuola in presenza, e quello dei telefonini. I telefonini per i messaggi, eccetera. Ecco, però, i telefonini e internet in generale, i social, ecco, non potrebbero essere utilizzati in questa circostanza. Perché dobbiamo fare comunque i conti con la modernità, ma con la tecnologia in modo particolare? Non potremo più sottrarceli. Io me ne potrò sottrarre, Ranieri, ma già tu, no? 39 anni, e anche i giovani, i giovanotti di cinquantenni, no? Già non potranno più sottrarsene. Ecco, come si possono conciliare queste cose? Cioè, scuola e tecnologia. Cioè, la didattica a distanza, secondo te, è proprio una bestemmia, giusto per utilizzare, un termine che. Guarda, io penso di no, penso di no. Io non avevo un bel rapporto neanch'io con il digitale, con i social, ma in questo tempo ho dovuto vivere anch'io la mia conversione personale, perché, caro Franco, si tratta di una conversione che noi dobbiamo vivere, dobbiamo saper vivere nel senso dell'accettazione anche dei cambiamenti che ci stanno attorno. Cioè, guai se la Chiesa facesse finta di niente, guai se la Chiesa, ma ce lo sta dicendo in questo periodo, non vivesse anche questo spirito di conversione, cioè accettare i cambiamenti che sono in atto e cercare di inculturare, come ha sempre fatto, il messaggio cristiano nella vita, nella società di oggi, con un linguaggio appropriato. Cioè, noi a volte ci presentiamo alle persone di oggi con un linguaggio che è passato, che non dice più nulla. Allora, oggi, secondo me, il mondo digitale, i social, che sono rivelati uno strumento importantissimo di relazione e di comunicazione in questo tempo di pandemia, dobbiamo cominciare a pensare che questi strumenti cambieranno non solo la vita sociale delle nostre città, delle nostre comunità, ma cambieranno anche il nostro modo intra ecclesia ed extra ecclesia di rapportarci, di condividere. Quindi, a proposito della scuola e della tecnologia, no, non direi affatto che la DAD è una bestemmia. È un'occasione importante in questo periodo e credo che certamente ci auguriamo di ritornare in presenza a scuola, ma certamente dobbiamo tenere presente che non andrebbe del tutto esclusa una modalità a distanza che in alcuni periodi, soprattutto quelli un po' più delicati di questa emergenza, dovrà comunque tenere essere conto, presente. Senti, c'è questa lettura un po' superficiale dei comportamenti dei giovani, no? Probabilmente perché le persone, gli adulti, diciamo così, ecco, inquadriamoli come categoria di adulti, danno una lettura disastrosa dei giovani, diciamoci la verità, no? Il giovane appunto col telefonino che sta sempre a fare i messaggini, eccetera, eccetera. Ecco. Tu che conosci molto da vicino i giovani, io lo so per certo, me lo dicono, nei tuoi incontri continui con i giovani, tu praticamente vivi soprattutto tra i giovani, senza naturalmente trascurare con la tua parrocchia tutto il resto della varia umanità che ti circonda. Ecco, ma tu che con i giovani hai questa frequentazione, hai questo dialogo continuo, ecco, ci puoi raccontare dal loro punto di vista come stanno vivendo, a parte il Covid, ma come stanno vivendo questo tempo diciamo moderno, il tempo che viviamo, come lo stanno vivendo, interpretando i giovani, che cosa ci sta nella testa, ecco, facci entrare nella testa dei giovani. Guarda Franco, i giovani non sono quelli degli assembramenti, o meglio, non sono soltanto quelli degli assembramenti. Beh, gli I assembramenti sì, giovani oggi sono i giovani che sono. Ranieri, perdonami, gli assembramenti ci stanno e sono scene irresponsabili che abbiamo guardato e attenzione, attenzione. Certo.
E ovviamente riguardano gli adulti, riguardano tutti in generale, Certo, quindi non certo, soltanto certo. i più giovani. Ma i giovani oggi sono molto impauriti, spaventati, disorientati. Cioè io vedo che c'è un vuoto. Io immagino un giovane che non riesce più a dare un senso alla propria vita. Immagino un giovane che usciva tutti i giorni, che andava a trovare la fidanzata, che andava a trovare i suoi amici e oggi si è chiuso in una stanza, appunto, e tra computer e cellulare. Magari leggerà qualche libro ogni tanto, però vive la solitudine. Penso al giovane che sta in depressione. In depressione perché? Perché non fa vita sociale. La vita sociale, caro Franco, soprattutto da noi al sud, è fondamentale, è la vita che tiene in piedi le nostre comunità. E allora c'è tanta preoccupazione per questi giovani impauriti, disorientati. Ovviamente ci sono anche i giovani forti, i giovani che si danno da fare, i giovani che guardano con fiducia al futuro, ma la Chiesa in questo momento che deve fare? E deve essere appunto un riferimento importante, un faro di speranza. Cioè deve dire a questi giovani che noi ne usciremo. Ci auguriamo di uscirne presto, ma che potremo di nuovo camminare insieme, ritrovare insieme le motivazioni del nostro vivere. Certo, dobbiamo sempre, sempre, incessantemente nutrire la speranza, questo è più che giusto. Ma le istituzioni, secondo te, no? Dal tuo punto di vista, perché poi tu sei parroco e sei anche giovane, 39 anni oggi, insomma, è un po' come avere 20 anni, 30 anni fa, più o meno. Oh. Ora, le istituzioni, secondo te, da quelle locali a quelle di livello più alto, come si stanno comportando? Cioè, per quello che riesci a percepire tu in quanto giovane parroco, le istituzioni, i rappresentanti istituzionali, l'hanno capito fino in fondo come si sta vivendo? Sì o no? Oppure un po' chiusi nel palazzo e qualcuno anche nell'arroganza non ha occhi, non ha vista a sufficienza per rendersi conto di quello che c'è in giro, di quello che c'è intorno? Io credo che oggi amministrare una comunità, avere delle responsabilità, non sia un compito facile. E questo lo dico io e lo dice uno che ha delle responsabilità e che appunto ha dei ruoli importanti nella vita di una comunità. Quindi so bene quanto sia difficile e faticoso. Credo che tanti, immagino anche a tanti sindaci di tanti paesi, a tanti amministratori, stanno mettendo in campo tante forze, tante energie, anche in termini appunto di aiuti sociali, aiuti anche alle famiglie disagiate, a questi nuovi poveri. Però quello che noto che manca nelle istituzioni e forse anche nelle istituzioni in chiesa e scendere tra la gente. Oggi sappiamo bene, non possiamo vivere perché c'è questo distanziamento che ci impedisce sicuramente di stare con la gente. Ma oggi i rappresentanti delle istituzioni, le istituzioni devono uscire dai palazzi, devono scendere, devono stare nelle piazze, devono stare tra la gente, devono ascoltare i bisogni della gente. Non ci si può chiudere. E anche quando ci sono delle difficoltà, non bisogna illudere la gente. O si dà una risposta, o si dice un sì, o si dice un no. Ma non si dice mai ci vediamo, vedremo, poi si vedrà. O un sì o un no. E la gente capirà un po' alla volta, ma senza illudere le persone. Certo, il recupero della Natale in famiglia, il recupero della liturgia domestica del Natale, inevitabilmente Ranieri ci porta anche però a farci una domanda, a chiedercelo, io lo chiedo a te. Le famiglie, abbiamo detto che i rappresentanti istituzionali, tu l'hai detto, stanno facendo molto, però ci manca qualche cosa. Probabilmente ci manca lo sforzo di integrazione nella realtà, probabilmente è questo che manca, ma la buona volontà ci sta, no? Le famiglie invece come si stanno comportando? Tu conosci, hai un osservatorio privilegiato perché parli con i giovani e parli con i genitori dei giovani. Quindi
puoi, ecco, guardi un po' dall'alto un po' tutto. Riesci ad avere un orizzonte molto molto più ampio, no? Rispetto anche ad un giornalista, ad una persona, diciamo, comune. Le famiglie come si stanno comportando in tutto questo? Franco, le famiglie fanno del loro meglio, lo sappiamo bene, le famiglie soprattutto del sud, le nostre famiglie, i nostri genitori, anche in un tempo difficile, ma si arrabattano sempre, cercano sempre di preparare quella tavola natalizia. Nessuno mancherà quest'anno, nonostante la pandemia, quello spirito di portare avanti questa tradizione, perché noi siamo fatti così, perché la nostra gente si nutre, si è nutrita di queste tradizioni e farà tutti gli sforzi possibili per far capire ai loro figli, ai giovani che staranno anche in quella casa, in quella famiglia, che c'è sempre uno spiraglio di speranza, che tutto sommato una mamma e un papà fa tutti gli sforzi possibili per riportare un po' di serenità, un po' di pace in quella casa. Quindi le famiglie fondamentalmente in questo tempo stanno mettendo in campo tutti gli sforzi possibili per salvaguardare almeno la serenità familiare, per salvare appunto quello che è salvabile. Perché voglio dire, una parte certamente la fanno le istituzioni, la fa anche la Chiesa, ma io penso veramente alle famiglie, ai genitori, che in questo momento hanno un compito difficile. A tante mamme e tante papà, noi dobbiamo stare vicino a queste famiglie. Io ho lasciato per te, abbiamo soltanto un paio di minuti a disposizione, ho lasciato l'ultima categoria. Abbiamo parlato della famiglia in generale, degli adulti, dei giovani. L'ultima categoria, anche soprattutto riferita a questo periodo di Covid, è quella delle persone che oggi vivono negli ospedali, non soltanto i pazienti, ma assieme ai pazienti. Tanti operatori sanitari, medici, infermieri, aiutanti. E vorrei partire da un fatto, da un dato di cronaca molto molto recente, roba praticamente di queste ore. Un medico del Moscati, l'ennesimo medico del Moscati, e non soltanto del Moscati, è stato aggredito dal familiare di un paziente Covid, questo signore, che poi è un giovane appunto. Probabilmente con le sue ragioni disperate, non saprei, ma è entrato di forza nella palazzina Covid, nel Covid Hospital della città ospedaliera e ha dato i numeri e dando i numeri ha preso proprio così mano un estintore e lo ha lanciato contro un povero medico, un pneumologo, che stava lì a fare il suo dovere, ad assistere magari i parenti, non so chi abbia questo giovane lì dentro. Ecco, rispetto a queste persone, alle persone che stanno in trincea, soprattutto in questi giorni di Natale, che cosa potremmo dire? Qual è l'atteggiamento che dovremmo avere, ma non soltanto col pensiero? La mia idea è stata sempre che il pensiero non basta se non è seguito da azioni. È troppo bello pensare e fermarsi. Non sapevo di questo accaduto e certamente è un gesto da condannare perché anche se è la disperazione a farci compiere questi gesti, non possiamo mai trovare una giustificazione dinanzi a queste cose. Allora certamente è un gesto che condanniamo, però è un gesto che fa riflettere. Prima di tutto noi non possiamo prendercela con i medici e gli infermieri, perché se c'è qualcosa che non va, è anche un sistema che non funziona e quindi l'infermiere di turno o il medico di turno non può essere colui che paga appunto quelle che sono le inconsistenze, le deficienze, tutte quelle che sono le mancanze di un sistema sanitario. Non può essere lui certamente la vittima o il colpevole. Anzi, noi dobbiamo dire grazie a queste persone che si stanno impegnando e stanno mettendo in campo tutti i loro sforzi, andando anche al di là delle loro potenzialità, delle loro capacità, perché ci mettono del proprio, cioè loro vengono sottoposti anche a sforzi umani, psicologici, e molto spesso veramente diventano eroi in battaglia, su un campo di battaglia. Noi abbiamo usato questa parola eroi, che molto spesso ai medici non piace, però a noi è piaciuto definirli così. Eroi in un campo di battaglia dove
accanto a quello che fa parte della loro professionalità, hanno dovuto aggiungere qualcos'altro, hanno dovuto attingere dalla loro umanità, perché se non c'è un pizzico di umanità anche dinanzi a questi accaduti, certamente un medico mollerebbe tutto e se ne andrebbe. Daniele, siamo proprio all'ultima domandina. 30 secondi, 30 secondi. Non ti chiedo di sostituirti al nostro Signore, perché insomma tu intanto non lo faresti, conosci i tuoi limiti, conosciamo i nostri limiti, e poi insomma come si fa? Però, ecco, Per carità. giocando un po', no, con questa immagine retorica, se dovessi vestire, ecco, per un attimo i panni di Gesù al tempo del Covid, in questo tempo, con le cose che sappiamo, con le cose che abbiamo visto, che stiamo vedendo da 9 mesi a questa parte, 10, quale parabola sceglieresti di Gesù per dare una parola di speranza? Basterebbe anche quella, sai, detta da nostro Signore, eh? Quale sceglieresti? La parabola del buon samaritano. Gesù oggi continua a chinarsi dinanzi alle ferite dell'uomo, piagato in questo tempo dal Covid, si china, si abbassa, cioè come col samaritano, che incontrò quel poveretto aggredito dai briganti sulla strada, così oggi nostro Signore attraverso di noi. Non solo le persone di chiesa, ma attraverso tutti gli uomini e le donne di buona volontà, continua a chinarsi dinanzi ai piagati, ai feriti di questo tempo. E quando uno dice che Gesù si china, si piega, non significa solo che guarisce, ma che ascolta, che condivide. Perciò Gesù è venuto sulla terra e si è fatto uomo, per condividere anche la nostra povera umanità, eh? Bene, Don Ranieri, grazie, grazie. Hai fatto una scelta ottima. Quella del buon samaritano è la scelta più azzeccata in questo periodo. Io ti ringrazio di cuore per essere stato con noi, per averci fatto Grazie compagnia, a te, Fino. proprio in questi giorni, in queste ore che sono molto particolari per la circostanza che stiamo vivendo. Grazie per averci concesso un po' del tuo tempo. Sappiamo tutti quanto sei impegnato, non soltanto a Natale per la verità, ecco, Don Ranieri è sempre impegnato nella sua parrocchia, un esempio davvero da emulare, e naturalmente buon Natale anche a te. Buon Natale a te, Franco, e a tutti coloro che ci hanno ascoltato e ci hanno seguito. Grazie, Grazie a tutti. grazie. Arrivederci con voi alla prossima puntata di questi speciali natalizi che stiamo facendo. La prossima e anche l'ultima di queste puntate con la Chiesa sarà una lunga intervista al Vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello. A più tardi.